Eccoci, buonasera, benvenuti, bentornati. So che queste dirette così salterine, vanno un po' così, però allora datemi il solo tempo di sincronizzare come al solito i miei My Technology. Ok, ci siamo. Clic per ingrandire, così vedo anche i vostri commenti, se ci sono. Ok. Eccoci, allora buonasera a tutti, intanto solito brindisino serale da aperitivo. So che stasera magari non saremo troppi perché tu con queste dirette appunto salterine, a volte ci sono, a volte non ci sono, deve essere stata una settimana strana dopo la maratona di domenica scorsa. Ho avuto qualche giorno per riprendermi, poi del lavoro. Ieri era una giornata che un po' mi ha intristito per il discorso della scomparsa di Ezio Bosso, quindi di suonare mi sentivo fin lì. E oggi infine ci sta, perché vabbè, intanto è il weekend, il sabato ci sono ancora i locali chiusi, non si può uscire e poi soprattutto oggi abbiamo un po' di anniversari, soprattutto abbiamo un po' di compleanni. Abbiamo un po' di compleanni che sono quattro gli artisti che compiono gli anni oggi. E quindi direi che posso iniziare ad omaggiarli. Ok, quindi inizio computer, gli occhiali per leggere perché sennò è un disastro. Ed eccoci. Quindi dicevo che sono quattro artisti che oggi compiono gli anni e a questo punto mi chiedevo in che ordine li avrei fatti. Quindi ho deciso che siccome sono una donna e tre uomini, prima la donna per cavalleria e gli altri tre in ordine alfabetico. Quindi cominciamo con la Lauretta Nazionale che oggi compie la bellezza di 46 anni. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro amore, che promette poi non cambia mai. Omaggio
il compleanno di stasera. Dicevo che appunto per coloro che si sono messi in contatto successivamente all'inizio, oggi ci sono quattro compleanni, ben quattro compleanni di artisti, quindi cominciamo con l'unica donna e andiamo avanti dopo con gli altri tre in ordine alfabetico per non far torto a nessuno. La seconda, quindi questo era un salto nel passatissimo di Laura Pausini, che oggi compie 46 anni, ribadisco, quindi le facciamo gli auguri di compleanno così, e invece facciamo un salto sempre nella sua discografia, ma più vicino a noi. Al Covid ho anche suonato Laura Pausini, che non avrei mai pensato di suonare, ragazzi, però tutto nella vita a questo punto. Direi che a questo punto, ho visto che ci sono molti messaggi in più, dopo magari do un occhio dopo, perché come sapete, poi adesso a maggior ragione usando gli occhiali, se vedo qua vicino il primo computer, il secondo è lontano, faccio fatica, dovrei fare così, cioè l'età avanza. E a proposito di età che avanza, vi dicevo, stasera una scaletta tutta di compleanni. Il prossimo compleanno è uno un po' la Lauretta Pausini ne compie a 46 e Baglioni ne compie un po' di più. Abiti adesso nel vecchio albergo della terra. Campane girano le nuvole e piove sui
Allora, secondo compleanno della giornata, dicevamo Claudio Baglioni, quindi andiamo con questa, andiamo con a questo punto il classico dei classici della chitarra da falò. Qual è? Canzone che ha la mia età, è del 1972. Secondo festeggiato in compleanno di oggi, auguri anche a lui. Il terzo l'abbiamo già disturbato più di una volta durante queste dirette. E a differenza di Pausini e Baglioni, che avevano due canzoni a testa, ne facciamo tre sue, visto che oggi compie 52 anni Nicola Fabi.
delle storie degli anziani, cordoni ombelicali, orfano di tempo e di silenzio, dell'illusione della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita, orfano della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea, mi basterebbe essere padre di una buona idea, mi basterebbe essere padre di una buona idea, mi basterebbe essere padre di una buona idea. Sono orfano di pomeriggi al sole, delle mattine senza giustificazioni, dell'era di la rai e di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile, orfano di partecipazione e di una legge che assomiglia all'uguaglianza, di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misura e sobrietà. Happy birthday Niccolò Fabi, 52 anni, e andiamo avanti con altre sue canzoni che ho già fatto nelle scorse dirette, ma che non mi stancherò mai di fare, tanto sono belle, sperando di contagiare anche voi per andarlo ad ascoltare. Gli occhi, immagina una gioia dove probabilmente penseresti a una partenza, si vivisse solo l'inizio e ci perdessi ogni la prima volta,
rimani qui. Niccolò Fabi, costruire, e ancora tanti auguri a lui, 52 anni, e un brindisi per lui. Grande Chiara, ciao! La signorina che mi ha appena salutato nei commenti è la responsabile del fatto che io sia qua con una chitarra a rompervi le scatole. Ormai per la 42esima, 43esima, non mi ricordo più volta, in questo lockdown. E quindi andiamo avanti sempre con una canzone di Niccolò Fabi. Vi ho detto, stasera quattro festeggiati. La prima era Pausini, il secondo era Baglioni, il terzo Niccolò Fabi, di cui facciamo adesso la terza ed ultima canzone. Chi sarà l'ultimo? Chissà.
questo, e arriva l'ora delle campane, come sentirete. E questa era Filosofia Agricola di Niccolò Fabi, che facciamo per il suo compleanno di oggi. E quindi a questo punto, dicevo, per chi si è aggiunto successivamente, stasera era una diretta caratterizzata da canzoni per i compleanni degli artisti. Sembra che siamo andati tutti oggi. È nata la Pausini, è nato Baglioni, li abbiamo fatti, è nato Niccolò Fabi, l'abbiamo fatto. E prima del prossimo compleanno volevo, perché ci sta bene dopo Niccolò Fabi, volevo fare comunque un omaggio a Ezio Bosso, nel senso che ieri probabilmente anche non ho suonato, probabilmente anche per quello, per l'emozione della sua scomparsa. E volevo leggere semplicemente due righe, leggere perché a voce mi emoziono. È quasi un pianto egoista, il pianto che oggi a intermittenza scoppia improvviso quando leggo, vedo, riascolto Ezio Bosso. Perché è egoista? Perché non riesco ancora a capire se il pianto è realmente per la sua scomparsa o perché la sua scomparsa mi lascerà più povero, cioè senza qualcosa, senza il suo sorriso, senza i suoi occhi, senza la sua forza, senza la sua dolcezza, senza la sua intensità, senza la sua caparbietà nel restare nonostante la malattia e la sofferenza, anzi, trasformandole in ulteriore forza e intensità. Senza la sua fisicità, senza l'umiltà di chi, anziché dire sono stato bravo, diceva sono stato bene. Senza la sua competenza infinita, senza la sua capacità e desiderio di raccontare, ma soprattutto senza quelle sue parole sulla musica che sono tutte quelle che io avrei voluto dire, ma che non sono mai riuscito a dire. È qui che nasce il dubbio che sia egoismo. Ma sarà egoismo solo se non sarò stato capace di ascoltare davvero, come Ezio ci ha insegnato. Perché ci ha insegnato che il dono più grande della musica è l'ascolto della musica stessa, delle proprie e delle altrui emozioni e dell'altro. E quanto sarà più prezioso ascoltarti, Ezio, d'ora in poi, sapendo che non vi saranno più nuove occasioni. Grazie, Ezio. Non addio, perché, come dicevi tu, dopo ogni nota ce n'è sempre un'altra e perché la musica non basta mai. Continuerò a vivere apparentemente più povero, ma più ricco, perché suonerai con me ogni volta che suonerò. Carry each other, carry.
Suoniamo sempre come se fosse la prima volta nella nostra vita e come se fosse l'ultima, perché poi è il segreto della vita. Aiuto! Dopo questa, sì, forse ci stava alla fine questo omaggio a Ezio Bosso, perché adesso sinceramente ho il magone e non ho tanta voglia di andare avanti. Soprattutto dopo l'intensità, almeno mia, di questi 5 minuti. Però, visto che per rendere onore avevamo detto che gli artisti con i compleanni oggi erano 4 da festeggiare, direi che ne abbiamo l'ultimo, che non è proprio un cantante, o meglio, non è solo un cantante, ha una grandissima voce, ma è un comico, uno showman, Fiorello, che oggi compie 60 anni. E come si può rendere omaggio musicalmente a Fiorello? Ha cantato le canzoni di tutti, quindi volendo potremmo cantarne una a caso, ma ne ho scelte due in particolare, una realmente sua, che ha cantato in un festival di Sanremo di tantissimi anni fa, e che è quella che facciamo adesso. Sembra un po' un sacrilegio, dopo One. Fatto dei successoni anche estivi, sì o no, spiagge, la nebbia agli erticolli, proprio canzoni pompate da cose estive. Invece no, ho scelto una canzone in cui Fiorello ha partecipato agli Oscar, perché se non lo sapete Fiorello ha partecipato anche agli Oscar facendo il cantante in un locale italo-americano, credo fosse Il talento di Mr. Ripley, il film con Matt Damon, e Fiorello cantava questa canzone qua. Solo chitarra, ragazzi, viene così, se ci vorrebbe tutta la band sarebbe molto divertente. Guarda,
mezzo americano. Quando se fa l'amore sotto la luna, come te viene capa di Halloween? Tu puoi far l'americano, americano, americano, certamente lo può fare. Tu puoi dire alla moda, ma si beve un whisky e soda, o mentre siete di stupar. Tu balli rock and roll, tu giochi a baseball, ma è solo il peccamento, chi verirà la rosetta di una mano. Tu puoi far l'americano, americano, americano, ma si nato in Italia. Ok, allora per stasera abbiamo fatto i nostri omaggi ai quattro festeggiati di stasera, quindi Laura Pausini, Claudio Baglioni, Nicola Fabi e Fiorello, 60 addirittura, che compiono gli anni tutti oggi. Abbiamo fatto l'omaggio al maestro Ezio Bosso e direi che per stasera è tutto, la diretta numero 42, credo, 42 più San Patrizio più la diretta di Bono, quindi siamo 44, ragazzi, non so se mi spiego. Grazie. Stay safe, stay at home, dream out loud, that's the time. A domani. Ciao.